Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Alla fine uno ci prova a fare dei pronostici in base a quello che ha visto, ma puntualmente viene smentito. Io in particolar modo in quanto gufo e portatore di sfiga come nessuno. Ciao ragazzi, sono il gufo Franz e siete su NBA Revival Zone. Stanotte si sono giocate le prime due partite dei play-in, questo format bistrattato da molti ma che ha reso interessanti partite di fine stagione solitamente inguardabili, e questo bisogna sottolinearlo. Proviamo a commentare quello che è successo. Prima partita, Charlotte Hornets contro Indiana Pacers. Il Franz dice Hornets? No problem, i Pacers giocano la loro miglior partita stagionale, a mani proprio bassissime. In diretta ieri sera li ho definiti i Pacers dello Showtime. Clay McDermott, TJ Nash, Dikembe, Bitadze. Una partita pressoché perfetta degli uomini di Nate Bjorgren, nonostante l'assenza di Caris LeVert dell'ultimissimo secondo per Covid Protocol e le già note assenze di TJ Warren e Miles Turner, oltre a un Malcolm Brogdon visibilmente a mezzo servizio, forse anche meno di mezzo servizio. Doug McDermott, in versione Klay Thompson, scava il solco nel primo tempo mettendo 20 punti, di cui 14 nei primi 6 minuti di partita. I lunghi di Indiana fanno il resto, con Sabonis a distribuire palloni e prendere tutte le mattonate in arrivo dalle mani degli Hornets, Goga Bitadze che stoppa qualsiasi cosa si muova e Doshe Brissett, undrafted nel 2019, sorpresissima di questo finale di stagione di Indiana, che non ne sbaglia praticamente mezza. Attaccante veramente sorprendente e pescato dal nulla dai Pacers dopo l'infortunio di Turner. In difesa sono letteralmente indiavolati su ogni pallone, costringendo i poveri piccoli di Charlotte a prendersi tiri costantemente forzati e fuori equilibrio, concedendo spazio in area a Bridges e Zeller, che non a caso sono stati i migliori per la squadra di James Borrego. Ma poi ragazzi, va bene tutto, ma vogliamo spezzare una lancia o un'arancia a favore di TJ McConnell? Uomo spogliatoio se ce n'è uno, leader vero, ed in questa stagione sta vivendo una sorta di, JJ Bareismo del 2011. Un giocatore a cui non daresti un dollaro, ma che ti fa vincere le partite. Entra sotto pelle proprio, 4 palle recuperate spuntando dal nulla e 8 su 12 dal campo per 17 punti. Praticamente Steve Nash che difende. Ecco. Passiamo però ai deludenti Hornets. Perché se i Pacers hanno giocato la loro miglior partita della stagione, un motivo ci sarà. Hornets mai in partita, vanificando una stagione più che positiva con le ultime 2 settimane da incubo, un po' come i Grizzlies dello scorso anno nella bolla. Malissimo tutti quelli che sulla carta dovevano fare la differenza. La Melo Ball, che è stato perculato da Brogdon e McConnell, Rozier con una forzatura dietro l'altra e 0 su 9 dall'arco, Devonte Graham, se possibile, pure peggio, con 1 su 8 dal campo totale. Mi verrebbe da dire, hey guys, questi sono i playoff NBA, di che cosa vi meravigliate? Ed effettivamente, ragazzi, è così. Bjorgren ha lasciato palesemente spazio ai lunghi, concedendo spesso canestri facili al ferro per Zeller o Bridges, ma ha difeso fortissimo sui piccoli dal primo all'ultimo minuto. E Borrego non ha trovato alternative, anche perché la qualità complessiva è quella che è. Quanto è mancato Gordon Hayward? Ormai ragazzi sono troppi anni che lo diciamo ed io sinceramente un pelino le speranze sul buon Gordon le ho perse. Piccolo piccolissimo focus su Lamelo, prima di passare a Celtics-Wizards. Ricordiamoci che 1 ha 19 anni. 2 era la prima partita di playoff in carriera. Ok ragazzi, play-in, ma ci siamo capiti. 3 aveva una pressione enorme sulle spalle e ci sta di cannare una partita, soprattutto se partita secca. Il brutto è che non avrà una gara 2 per rifarsi, per cui chiude la stagione con una pessima prestazione e negli occhi del tifoso medio rimarrà purtroppo questo. Dovrà però abituarci, sì, ragazzi, e farlo anche in fretta se vuole diventare il trascinatore di una squadra NBA ambiziosa come sulla carta sono questi Hornets, altrimenti la mediocrità è dietro l'angolo. Seconda partita è quella sulla carta più interessante, Boston Celtics contro Washington Wizards. Il Franz dice Washington,
No problem, ragazzi. Bill Westbrook e Davis Bertans decidono per la caccia al piccione con un totale di 1 su 17 da 3 punti. 1 su 17, signori. Nemmeno nel peggiore degli incubi di Scott Brooks una roba del genere. Ed è bellissimo, tra l'altro, come dopo le dichiarazioni di Russ a favore di una candidatura di Brooks a Coach of the Year, sì, ragazzi, lo ha detto veramente, proprio Brooks perda clamorosamente la sfida contro Brad Stevens. Sì, la sfida secondo me si è giocata più in panchina che in campo. Stevens ha strapazzato Brooks sotto ogni punto di vista. Poi chiaro, il tifoso medio, l'occasionale, si soffermeranno su quei 50 punti di Jason Tatum. Ma se andiamo a vedere la partita, e per onor del vero, Tatum ha giocato una gara tutt'altro che perfetta. Possiamo dire che abbia giocato una gara aggressiva, quello sì, che l'abbia azzannata sin da subito come gli si chiede da tanto tempo, ma perfetta è un'altra cosa. Perfetta sono i 60 in 29 minuti di Klay Thompson con 4 palleggi e 11 secondi la palla in mano, quella è perfezione. Tatum va in lunetta 17 volte e mette 17 volte la palla nel cesto. I Celtics tirano male dal campo, i Wizards tirano peggio. Selezione dei tiri da una parte e dall'altra totalmente rivedibili, e questo alla fine può essere uno dei motivi per cui entrambe, nonostante le premesse comunque buone di inizio stagione, siano arrivati così in basso. Alla fine però quel 3 su 21 dall'arco di Washington scava il solco e sarebbe anomalo il contrario. Se devo trovare un protagonista inatteso, magari qualcuno su cui puntare il focus, direi il vecchio Tristan Thompson, che a questi livelli un pelo di esperienza la dovrebbe avere e che in queste partite specifiche riesce sempre a mettere qualcosa in più rispetto agli altri, nonostante il talento sia quello che è. 6 rimbalzi offensivi ed un'attività sotto canestro che con buona pace di Robin Lopez e Alex Len dall'altra parte non c'è nemmeno lontanamente. Un piccolo applauso, ragazzi, anche a Kemba Walker, che dopo le tantissime notevoli critiche subite rialza un minimo la testa e torna ad incidere offensivamente. Chiaramente l'assenza di Jaylen Brown lo ha in un certo senso costretto. Ecco, da qui, ragazzi, a battere i Nets in una serie al meglio delle 7 direi stop. Ecco, bravi, ma forse sarebbe stato meglio perdere questa e vincere la prossima, ecco. Sponda Wizards è sembrato in tutto e per tutto una copia delle bruttissime partite di inizio stagione in cui Bill prova a risolverla da solo, Westbrook gioca per i cazzi suoi e Bertans esce dalla panchina e non ne fa una giusta. E scopri, tra le altre cose, che il playmaker di riserva è Raul Neto e non Jason Kidd. Un'involuzione paurosa quando la posta in palio si era fatta più succosa. Questo è sempre stato il grande limite di Westbrook, se vogliamo. Ma ora che ho detto questo, sono sicuro mi smentirà con una tripla doppia da 20, 20 e 20, 0 palle perse contro i Pacers e poi l'upset al primo turno con Philadelphia. Change my mind. Avanti con l'Ovest, e visto lo 0 su 2 nelle previsioni ad Est, occhio a Memphis e Golden State, così metto le mani avanti. Ditemi la vostra nei commenti, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi i miei video. Un saluto, il Franz.